Sì, o oh, sì. Ok, sì. Jack, di dire. Vabbè, allora io saluto le amiche che sono qui stasera e vi dico che è veramente con grande gioia che sono qui con Pat, con Piera, con Renata. Sono amiche della Libreria delle Donne di Milano e dal primo momento in cui è uscito questo libro, me l'ha fatto scoprire Pat, abbiamo desiderato di fare un incontro qui proprio per parlarne. E per chi non le conoscesse, ma credo che in realtà insomma vi parlo del già noto, Pat Carra è una vignettista, ha lavorato e lavora a Milano. La sua rivista online era Aspirina, adesso confluita in Erbacce. Una, sì, poi eventualmente vi racconteranno loro le avventure. C'è Piera Bosotti, redattrice anche lei di Aspirina e del gruppo della libreria. E un personaggio veramente storico, un pilastro della libreria delle donne, che è Renata Sarfatti, giusto? Ecco. Allora, abbiamo... È bello per me essere qui perché la libreria delle donne di Padova, come la libreria delle donne di Milano, promuove le relazioni e siamo qui grazie a delle relazioni che ci uniscono. Pat mi ha fatto scoprire Bibi, loro hanno lavorato a lungo per curare questa ultima edizione, adesso ne parleremo del libro di Pat, e di Bibi. E Pat è in relazione con Ilaria e con Laura, quindi c'è questo circuito, c'è questo circolo prezioso secondo me che è bello perché valorizza e riconosce il lavoro di altri. Vi racconto un pochino la storia di questo libro, Il paese di calce di Tomasi. È il risultato di un percorso lungo, laborioso e interessante, perché di questo libro noi abbiamo diverse stesure. La prima, che risale agli anni 50, si chiamava, aveva un titolo, Ira a Sud, era scritta in prima persona e presentava una narrazione in un contesto molto particolare, la guerra, con il linguaggio realistico e pieno di dettagli che era tipico del neorealismo insomma di quegli anni. La seconda stesura si intitola L'altro aspetto e già rappresenta una presa di distanza rispetto alla prima perché è scritta in terza persona, cambia il nome della protagonista che si chiama Enrica e ha delle rielaborazioni appunto interessanti e diverse. La vicenda che è raccontata, di cui parlerò tra poco nel romanzo, ritorna anche in un racconto di, ve lo fa vedere Piera, di una raccolta che si chiama La sproporzione, contiene un racconto, Giocarsi la vita, in cui il cui nucleo è appunto intessuto di questa vicenda. Capiamo quindi da questa lunga storia delle diverse stesure e redazioni che si tratta di una vicenda che ha segnato in maniera direi profonda per sempre la vita dell'autrice Bibi e lo attestano anche i diversi rimandi che ci sono nella poesia, hanno portato le amiche anche questo libro che potete trovare poi qui, La patita dei gatti blu, e rappresenta appunto la raccolta di poesie di Tomasi. Ecco, quindi una vicenda davvero particolare. Racconto un pochino la trama. La vicenda, dicevamo prima, si svolge nel contesto burrascoso della guerra. Nell'incipit è importante il riferimento all'anno, siamo nel 1944, e al luogo,
siamo nella valle del Sillaro, in Emilia, e è in atto lo scontro tra i fascisti della Repubblica di Salò e i partigiani. L'esercito degli alleati è attestato sulla linea gotica, i civili sono in mezzo, fra i bombardamenti degli anglo-americani e le rappresaglie dei nazifascisti. La protagonista, Dina Bibi, è con la famiglia tra gli sfollati di un villaggio, appunto di queste montagne, sono fuggiti tutti tra le colline, e con loro è Alfonso, un siciliano, compagno appunto di Dina, renitente alla leva, come erano molti giovani dopo il 43, e che non aveva ancora fatto una scelta, se ne parla anche lì nel libro. Avrebbe potuto unirsi ai partigiani, ma è in una situazione molto particolare. Desidera tornare in Sicilia, perché la Sicilia in quel momento è una parte libera dell'Italia, sono sbarcati gli americani. Dina, la protagonista, accetta, spinta dai genitori, di seguire Alfonso in Sicilia, anche perché ha saputo che il padre di Alfonso è morto, lui ancora non lo sa, lo vuole in qualche modo accompagnare in questo percorso di ritorno che sarà segnato dal dolore, appunto, per questa vicenda della famiglia. Lui la vuole salvare dall'orrore della guerra. Parla appunto della Sicilia come un luogo in cui c'è la bellezza che salva, c'è il mare, è come se le promettesse un riscatto attraverso questa bellezza. Però quando tornano la situazione è imprevista rispetto al progetto, poiché il padre è morto, come dicevo prima, la madre e la sorella minore sono ospiti di Agata, una sorella, e del marito Biagio. Alfonso quindi non si sente a casa, si sente in una situazione di estraneità. La madre, non che aveva lungamente atteso il figlio, non approva che sia arrivato con una donna. Siamo nella Sicilia appunto degli anni 50, la posizione di Dina non è chiara e c'è subito un atteggiamento di diffidenza e ostilità della madre appunto di Alfonso nei confronti di Dina, e quindi una situazione di tensione e di sospensione. Il rapporto tra Dina e Alfonso diventa teso, perché lui, su spinta della madre, dovrebbe sposarla affinché la sua presenza lì fosse in qualche maniera giustificata e non desse luogo alle chiacchiere della gente. La sua presenza luminosa e accogliente è quella di Delia. Ecco qua abbiamo la seconda protagonista importante, la sorella di Alfonso, che a Dina sembra di riconoscere, anche se non l'aveva ancora incontrata, perché ne aveva tanto parlato appunto Alfonso. E si tratta di un riconoscimento reciproco, perché quando si vedono, per le due, per entrambe, è come se si fossero sempre conosciute. E vediamo che c'è un registro molto particolare anche in questa narrazione, perché parleremo poi della scrittura, ma la semplicità, l'autenticità e la gioia di questo incontro sono segnati proprio da questo incredibile sentire comune che scaturisce dall'incontro. E io direi di fermarsi qui per quanto riguarda la trama, fare una sospensione, perché vorrei il mio scopo è quello di suscitare in voi la curiosità per andare avanti poi a leggere il resto. Si tratta di una storia d'amore che, come potete intuire, visto il contesto, vista il sistema di relazioni, sarà destinata a incontrare molte difficoltà. Ecco, e passo la parola a Pat, che ci parla della protagonista, cioè della scrittrice. Perché a me piace molto, ecco, io ho davvero, man mano che leggevo e che acquisivo informazioni, trovavo davvero interessante e proprio una vera scoperta misurare il personaggio, perché sapevo che la vicenda è una vicenda autobiografica, quindi la protagonista di questo romanzo, con il personaggio del tutto diverso che emergeva in libreria. E vorrei che questo mi fosse raccontato dalle amiche che l'hanno conosciuta. Allora, Bibi Tomasi è nata nel 1925 a Bologna, il suo nome vero era Lilian,
ma non si chiamò mai Lilian, ma da genitori molto anziani, lei soprattutto del padre, nei suoi racconti aveva come, insomma, era il vecchissimo padre, però libertari, lui era un professore di filosofia, la madre una maestra, e molto, l'hanno amata molto, lei parlava di sua madre, cioè sua madre le diceva sei più bella di Gesù bambino. Dopo l'avventura che viene raccontata in questo romanzo, lei che se ne va da Bologna, poi a Firenze, poi in Sicilia, torna nel 46, nel 45, nel 45 torna a Bologna, lei aveva fatto il liceo classico, si butta subito nel lavoro giornalistico per redazioni di giornali di opposizione socialisti di Bologna. E intanto scrive, perché scrive continuamente poesie e anche comincia già la stesura di questo romanzo. Una cosa che sappiamo di lei di quegli anni, del dopoguerra, dell'immediato dopoguerra, è che con il furgoncino del PC lei andava in giro davanti alle fabbriche a vendere i libri agli operai e veniva accusata, però accusata, insomma, erano un po' scocciati, erano un po' scocciati perché lei faceva spendere troppo agli operai in libri e quindi le dicevano non si può, perché non si può che questi qua compri. E lei lì diceva ma ai libri non si resiste. Probabilmente poi dopo ha smesso, insomma, hanno smesso di portarsela in giro col furgoncino, ma riusciva a venderli proprio tanto. Quando, dopo la morte della madre, il padre era già morto, nel 58 il Bibi si trasferisce a Roma, continuando sempre questo lavoro giornalistico, quindi una scrittrice, sempre in giro per la sua Olivetti, ecco, la immaginiamo. E a Roma lavora, oltre che per giornali, sempre come freelance, diremmo oggi, lavora anche per delle agenzie di pubblicità, e anche agenzie turistiche, e quindi scrive anche di turismo, e anche scrive dei cortometraggi e dei radiodrammi che noi abbiamo ritrovato nell'archivio e che però non sono mai stati pubblicati, non sono mai stati messi in scena, diciamo così. Uno, per darvi un'idea anche del fatto che lei aveva anche una vena molto satirica da sempre, oltre che poetica, si intitola L'industriale di Dio ed è ispirato a Giovanni Agnelli, che era un personaggio che lei odiava. Ed era sempre un po' uno di cui lei parlava come l'odiato capitalista italico. Poi nel 61 Bibi da Roma si trasferisce a Milano e resterà sempre. E a Milano entra nel giornalismo come lavoro. E comincia le collaborazioni che poi l'hanno accompagnata fino alla sua morte, insomma, per Confidenze, per giornali anche popolari della Mondadori. Lei in Confidenze ha delle rubriche importanti, nel senso che restano le rubriche, diciamo, di cultura che allora i popolari avevano, che erano i piccoli capolavori, faceva anche la posta del cuore di Confidenze per un po', e poi vi diremo perché ha smesso di fare la posta del cuore. Intanto lei fa parte dell'MLD, entra nel Movimento di Liberazione delle Donne, però ne esce negli anni 70, diciamo, sulla questione dell'aborto, perché dice io amo le donne, l'aborto per me non è un mio tema, e lì si incontra con invece i gruppi del femminismo radicale, diciamo, con cui poi fonderà la Libreria delle Donne, fa conoscenza di Renata, di Muraro, di Cigarini, eccetera, e da lì e lì è il suo mondo, ecco, lei entra lì, entra nella libreria dopo l'MLD, dopo il De Mau, eccetera, eccetera. Diciamo, scrive sempre, e intanto che scrive sempre, ama gli animali, sempre. Piero l'ha definita un antispecista per antilitteram, cioè l'amore della Bibi per gli animali è una cosa che noi abbiamo tutti vissuto. Teneva una casa per scrivere per gli animali e per i gatti. E per invece arrivare alla prima pubblicazione, tenete conto che le sue poesie sono molto pubblicate, anche i suoi racconti, però sempre in forma spuria, cioè così come il suo lavoro di giornalista. Lei era una donna che era pubblicata. Ecco. Per arrivare però a un libro bisogna aspettare il 74 ed è un saggio. Il padre della fallocultura con Liliana Caruso, che devo dire forse tu Renata ricordi chi fosse, ma sì, perché poi è morta di tumore appunto per pochi anni dopo. Ecco, sì,
sì, l'avevo conosciuta. Comunque, questo libro è un po' anche è introvabile, è esaurentissimo, e loro, e soprattutto Bibi, prendono di mira e anche satireggiano gli scrittori italiani contemporanei, Bevilacqua, Morassa, e lì già in alcuni pezzi del padre della farocultura si capisce, insomma, questa cosa proprio del suo registro comico. Vi dico solo qual è la dedica di questo libro, per dare l'idea. La dedica è: questo libro è dedicato alle donne oppresse e soppresse sul fronte domestico, lavorativo, stradale. Ecco. Questo è il 74. Il suo secondo libro è La Sproporzione, questa raccolta di racconti edito dalla Tartaruga, appunto nell'80. La Sproporzione è il ritratto, sono i ritratti, beh, di tutte noi che siamo qui, di donne della libreria, di donne del movimento in Italia, particolarmente a Milano, con un, appunto, un registro particolarmente ironico, satirico. Lei faceva questi ritratti proprio in poche parole, era una maestra proprio della lingua, quindi, e anche nel dava nomignoli, Pierre era Pierre della Pierre, insomma, tu chi eri? Renata. Sì, io patto biondo. Comunque erano altre le cose per cui lei fissava, Amara Rode il fiume Po, che insomma lei ha inventato un genere per raccontare questo tipo di farsi di questi gruppi di donne, no? È un libro molto particolare, anche quello introvabile, ma veramente speciale nella narrativa femminista italiana. Poi, intanto considerate che lei, oltre allo scrivere, era anche una fotografa, cioè fotografava non solo con la scrittura, ma proprio era sempre con la sua Pentax, e ha fotografato molto, sia per lavoro, perché quando andava anche lavorava con il turismo, lei era anche fotoreporter, e poi come registrava il movimento, quindi ci sono fotografie di una storia del movimento delle donne in Italia, fate da Bibi, per dire, è sua la copertina, la foto di copertina della prima edizione di Noi il nostro corpo è una foto di Bibi. Nel 99 lei comincia a malarsi e da sempre ci parlava in un modo esplicito, ma anche riservato, di questo romanzo che è appunto Il paese di Calce, che era nel cassetto dagli anni 50, da sempre, il suo romanzo scritto da sempre su questa sua storia in Sicilia negli anni 44. Il paese di Calce ha, come raccontava Antonella, varie stesure, poi vi racconterò. Comunque Il paese di Calce viene pubblicato, la prima edizione, anche un po' con, diciamo, l'urgenza di donne della libreria di volerlo pubblicare prima che lei morisse, viene pubblicato nel 99, un anno prima della sua morte. E di altri suoi libri, poi nel 2001 le abbiamo dedicato una raccolta, una scelta di poesie, che è La partita dei gatti blu, con una bellissima introduzione della poeta Giulia Nicolai, che ha molto amato il lavoro di Bibi. E poi, a 20 anni dal Paese di Calce, prima edizione, e dalla sua morte, abbiamo voluto riprendere questo romanzo, che è rimasto, come dire, una un po'... Una bellissima foto, eh? Sì, lei anche visto che Bibi, appunto, era una grande fotografa, abbiamo chiesto a Letizia Battaglia. Io l'ho vista, non è l'intera foto. L'intera foto è aprendo il libro. Sì. Qui ce l'ha generosamente donata, poi è una fotografia scattata a Palermo, quindi nella Sicilia del romanzo, a Casa Professa. Ecco, questa è la storia di questo libro che adesso nella sua nuova edizione ha avuto interventi di Margherita Giacobini, miei e di Piera, di un editing abbastanza
abbastanza, come dire, fedele a quello che era anche il 99, però in realtà il libro è diverso, nel senso che noi abbiamo fatto un forte lavoro di archivio. La Libreria delle Donne, essendo la erede di Bibi, Bibi Tomasi ha lasciato tutto, tutti i suoi beni e anche quindi i diritti dei suoi libri alla Libreria delle Donne, e però i beni sono divisi fra Libreria delle Donne e Protezione degli Animali, e sono stati divisi la protezione degli animali e dei diritti dei libri. Quindi non si fa niente. E quindi in Libreria delle Donne c'è questo archivio, nel sottoscala della libreria, dove ci sono gli archivi tenuti da Flora Busso, ci sono 4-5 metri di archivio Bibi, più o meno in ordine, più o meno, siamo sinceri, più o meno. Non c'è per esempio ancora l'archivio delle fotografie, che invece è in uno studio fotografico di un'altra amica, però ci sono, insomma, dai 30 ai 40 faldoni, diciamo. Noi quest'estate ci siamo messe tra i faldoni di Bibi, insomma, in questo archivio, tra le varie stesure di quello che si chiama Paese di Calce, e che appunto già negli anni 50 Botteghe Oscure lanciava come il romanzo in uscita della giovane Bibi Tomasi. Ecco, Botteghe Oscure era una rivista naturalmente del PC. E quindi abbiamo ritrovato tutte queste stesure, un po' in carta carbone, un po' con i suoi appunti, perché non buttava via niente. E le stesure appunto sono queste, e noi abbiamo fatto un lavoro di comparazione. Fra un lavoro filologico, sì, padre, un lavoro, sì. E io, che ne so, insomma, per la mia passione letteraria, mi rendo conto di quanta cura e quanta dedizione abbiate messo, insomma, per la restituzione, diciamo, di quello che è il testo originale, mi viene da dire, quello più vicino a ciò che lei sentiva e provava. Infatti questo trovo sia un atto d'amore nei suoi confronti. E comunque sì, lì abbiamo scelto di tornare al suo manoscritto originale rispetto all'editing fatto nel 99 per certi versi. Soprattutto abbiamo messo in corsivo tutti i dialoghi che lei in realtà aveva segnalato con appunto lineette, con virgolettati, eccetera, che poi invece, insomma, era molto difficile fare un editing a questo libro di Bibi, proprio anche perché lei stessa era contraddittoria. Comunque abbiamo fatto alcune scelte, e soprattutto in questa nuova edizione troverete una nota critica di Margherita Giacobino che parla anche di questo lavoro filologico, di archeologico su questi archivi, anche molto affascinante. Uscivano foto di gatti in mezzo, no? Tutte queste cose della Bibi. Beh, un ritrovamento l'avete fatto poco fa. Ah sì, io ho ritrovato le foto, sì, sì. Le foto. Sì. E poi abbiamo trovato le varie stesure, quindi non solo era a sud, che era giusto, ma anche l'altro aspetto, ma anche due ragazze tagliate, ma anche un altro titolo a cui lei teneva moltissimo era Passione remota presente. E quindi con piccoli cambiamenti magari erano queste stesure, ma per dire che questo è stato un romanzo scritto durante una vita, continuamente scritto per tutta la vita. E, ecco, noi uno dei motivi per cui abbiamo cominciato questo lavoro del libro di Bibi è che amiamo, io e Piera e anche Margherita, amiamo molto anche Bibi nel suo registro umoristico e ironico, che era, diciamo, forse la sua identità più evidente anche in Libreria delle Donne, ecco, più conosciuta. Giulia Nicolai dice forse era una sua maschera, visto anche questo romanzo che era sotto, no? Che c'è sempre stato. Però lei era veramente una misantropa, anche satirica, e insomma era molto forte nel tagliare dei giacchetti, insomma, era molto irascibile, collerica.
Però noi abbiamo amato molto questa cosa, questo registro di Bibi, e ne abbiamo tutte tratto grande vita. E Bibi è anche quella che nell'87 diede in Libreria delle Donne, quando ci siamo dette facciamo una rivista umoristica, lei ha detto la chiamiamo Aspirina. È stata lei. È stata lei che aveva sempre dolori cervicali e quindi così. Allora, e da macchina da scrivere ha detto chiamiamo l'Aspirina, rivista per donne di sesso femminile, tac, perché era una maniera, lei era così, cioè lei era proprio, era una creatrice proprio di linguaggio, di lingua proprio. E allora noi, nel mentre Bayer, il colosso farmaceutico, ci è saltato addosso 2 anni fa e noi abbiamo dovuto cedere la testata in nome a dominio proprio adesso, abbiamo detto Bibi, e tu Pier ha detto ma Bibi quando ha voluto chiamarci Aspirina in qualche modo c'era una baldanza provocatrice contro le multinazionali. e forse sì, quindi tutta la storia, però insomma noi abbiamo anche voluto fare questo omaggio e adesso noi abbiamo aperto un blog che si chiama erbacce.org e tutta la storia di Aspirina e tutta la storia di Aspirina sono lì e dall'altra parte c'è il paese di Calce, quindi lui per noi è anche stato questo. No, io volevo solo dire una cosa rispetto a quello che dicevi tu e anche Antonella, che la decisione di i libri di Bibi in commercio ormai erano il paese di Calce, qualche copia nelle librerie delle donne, non più la sproporzione, però tutte noi eravamo abbastanza legate alla sproporzione, narcisisticamente legate naturalmente, si parlava di noi e quindi ci sembrava... Naturalmente tutte le cose che le riletture di questi anni sono molto interessanti, ma è interessante che la casa editrice che pubblica questo, pubblica il libro di Bibi che è il Dito e la Luna, una piccola casa editrice naturalmente che sta facendo anche cose molto importanti, uscirà adesso dopo questo libro uscirà un altro libro, una biografia su Valeri Solana, hanno ripubblicato Scam eccetera eccetera, quindi anche il libro di Bibi appartiene diciamo a questa lettura a 20 anni di distanza delle cose che sono successe, per noi è stata quest'estate una scoperta. Nel caso di Margherita noi non avevamo il file della vecchia edizione, quindi oltre a quel lavoro appunto filologico si trattava di ribattere tutto quanto lui, bisognava metterlo in file eccetera. Quindi rileggere la Bibi parola per parola, devo dire che ha provocato in noi una sommossa di sentimenti, cioè abbastanza, insomma, sentimenti che andavano non soltanto dal riconoscere una bravura nella scrittura, un lavoro sulla scrittura, ma anche così un ripensamento sugli anni che erano passati, su come si possa passare una vita a scrivere un libro, non voler o non volerlo pubblicare, poi alla fine viene qual era un po' il significato di tutta questa cosa qua. E naturalmente la scoperta è stata eccezionale, credo che poi soprattutto per il saggio di Margherita è molto molto interessante, molto bello quello che ha scritto su Bibi. Proprio perché questo romanzo, a differenza invece della sproporzione, che ha un tono così più d'avanguardia, scritto senza punti, senza virgole a volte, con questa cosa della vita che premeva intorno, la libreria, i rapporti che avevamo, andavamo al cinema, andavamo a mangiare, facevamo i convegni, eccetera. Eppure io, rileggendo sempre per via del paese di Calce, ho ritrovato dentro la sproporzione una paginetta molto piccola, che è quasi l'incipit del libro, di come sarà poi scritto il paese di Calce, cioè lei che è sotto questo fuoco incrociato con la sua cana, perché da allora in poi nessuno ha più chiamato Cagna, qualsiasi cane è per me ormai una cana, perché la Bibi non solo era antispecista ma inventava le parole, quindi la parola la si deve a lei, e quindi ti accorgi che in realtà, come dire, non solo è stato il libro della sua vita, ma è stato il suo modo di elaborare la vita. Quindi quando è apparso per la prima volta al paese di Calce, io e la Pazia siamo andati a presentarlo
in un club, no, come si dice, un'associazione lesbica, che diceva: ecco il primo romanzo lesbico italiano che non è stato. E noi siamo rimasti un po' così, perché sentivamo che comunque dentro questa cosa c'era qualcosa, c'è qualcosa di più rispetto al contenuto, che è una storia d'amore tra due ragazzi, sicuramente non si può negare. Però nello stesso tempo questo libro in qualche modo rielabora, secondo me anche con molto anticipo, il rapporto, la relazione, il rapporto d'amore non solo fra donne, ma il rapporto comune. Non solo perché una ha 18 anni, 20 anni, la protagonista, perché adesso qui si usa molto usare questa parola autofiction, no? Come se l'autore sia contemporaneamente il personaggio, eccetera. Nel caso di Bibi è vero che possiamo dire che l'autrice è il personaggio, però in realtà c'è qualcosa, è molto di più, è lei, ma è anche, sono le sue riflessioni sull'amore, sulla guerra, sulla, diciamo così, sulla, ma sì, anche sulla prepotenza della storia, sulle contingenze che no, come reagisce alle contingenze, eccetera, eccetera. E quindi devo dire che questa questa rilettura di Bibi così, in questa prosa che è veramente, rispetto alle prime stesure, è come super, super, super raffinata, no? Cioè quasi, lei, come che hai detto prima, come si dice a scuola? Io da quando sono in pensione non so più come si dice a scuola, però non voglio più fare la prof di lettere. Cioè questa prosa poetica, pittorica, lei usa lirica, lei usa i colori, usa la poesia, e da questo punto di vista volevo leggervi tre righe per dire quanto questo romanzo sia contemporaneamente un romanzo, ma dove a volte la scrittura non si capisce se sia poetica, lirica, eccetera, e nello stesso tempo anche una scrittura pensante, un po' così, leopardiana. Mi piacevano queste piccolissime, sono tre righe. Dice: la tragedia era chiusa nel clima della loro vita tortuosa, imprigionata nel fondo di ognuno. Era sempre latente, bastava screziare l'atmosfera effimera della serenità per sentirla ribollire. I giorni erano brevi, le serate impossibili, non c'era senso neppure nel ritrovarsi in quel ritorno atteso per anni come un miracolo che avrebbe dovuto dare a tutti la serenità. Non voleva pensarci, voleva vivere. Vivere, vivere. Cioè, insomma, credo che insomma, ci sia un posto veramente d'onore nella letteratura di questi ultimi, di questi anni, anche insomma, per Bibi, proprio per riuscire ad afferrare, io ancora non l'ho afferrato fino in fondo, il significato di una vita che scrive. E quindi, insomma, lo trovo anche interessante. È come se continuamente lei cercasse di riandare a un nucleo rovente nel momento in cui lei lo ha vissuto per trovare e ritrovare il senso. Sì. Anche il titolo qui, Il paese di calce, se ci pensiamo, rimanda letteralmente ai paesini di calce che noi abbiamo visto in Sicilia, il biancore abbagliante, insomma, di questi paesini bianchi d'estate, oppure remoti d'inverno. Ma la calce è anche una sostanza che distrugge. E quindi il paese di calce... gli immobili, sai? Sì, e quindi il paese di calce... Qualcosa che non... Sì, siamo vivi, certo, non... Io ci vedo del simbolico qui. Quindi la calce che ferisce, la calce che distrugge, ma anche la calce che disinfettava la calce. Quindi si apre veramente a una pluralità di significati. E si diceva prima che ci sono delle figure che potrebbero essere degli archetipi. Sì, certo. Le madri, è per esempio, un romanzo molti strati, no? Molte letture, molti strati, con molti... registri, come dire. Sì, senza andare alla trama, perché dobbiamo sempre lasciare appunto il gusto della scoperta poi per chi leggerà,
però penso che non troviamo niente se parliamo delle due diverse figure materne che noi abbiamo nel libro. La madre di Dina trattino Bibi, che è la madre a cui lei si sente indissolubilmente legata, perché leggendo la prefazione appunto alla Partita dei gatti blu si parla anche di quello, di una poesia in cui lei pensa alla madre di fronte alla tomba della madre, e non sono due, è sempre una. Quindi c'è questo percepire la madre in maniera fusionale, e questo affetto per la madre che l'avrebbe compresa anche nel momento in cui nessuno al mondo sarebbe stato in grado di capire, di giustificare, di accogliere. Quando lei è in Sicilia e si sente in questo ambiente ostile, e questo amore è sempre sospeso sul filo di una precarietà che non è la precarietà di ogni amore è precario, ma lì c'è una precarietà che è data dall'incombenza opprimente, voglio dire, di questi rapporti sociali di cui si intesse, ahimè, la Sicilia ancora adesso, che sono il dominio di sopraffazione delle donne, di coloro che sono più deboli, e della difficoltà di sottrarsi a quello che una famiglia, per esempio, ha progettato già per i componenti della famiglia. Quindi abbiamo la rappresentazione della madre piovra, dovremmo dire, la madre dominatrice, non so se sia previsto qualcosa, una qualche lettura magari la facciamo, e questo è in contrasto con la figura materna, invece la madre così come l'aveva conosciuta nella sua vita. Sì, direi che vale la pena. Questa è la madre di Dina. Madre di Dina. Il peso del mondo era estremo, sua madre lontana. Solo lei avrebbe potuto toccare la pietra e mutarla in pianto. Quella pietra che la faceva dolere. A lei avrebbe potuto dire il sentimento che bruciava la sua sostanza terrena, la sua sostanza spirituale. Lei avrebbe capito anche l'impossibile, anche i precipizi che sono nel tessuto della vita. A sua madre avrebbe parlato senza essere ferita. Tutte le cose della vita possono divenire taglienti, feroci. Tutte le cose tagliavano, meno sua madre. Questa invece è una breve descrizione della madre di Delia, che è un'altra ragazza. Una madre non può scoprirsi tutta di fronte ai suoi figli, mostrare le sue debolezze, le sue lacune, i suoi sentimenti riposti. Non poteva né parlare ad Agata né agli altri. Sarebbe stato come insegnare ai figli la misura delle differenze, porgere loro il metro della critica. E poi parlare non serviva, solo giro correva, per farsi intendere da Delia e bastava un'occhiata. La piccola, anche se a volte si impennava, era cresciuta sotto la sua gonna. Alfonso era tornato suo. Aveva di nuovo sottoposto la sua volontà, quel bene che l'aveva perso perduto. Ne aveva riacquistato il dominio ed era ringiovanita. Lei aveva inculcato in lui il senso del dominio che spetta all'uomo e la sua incondizionata superiorità, ma quel dominio figlio lo doveva restituire alla propria madre, finché questa viveva. Non era stato facile, ma ci era riuscita. Terribile, terribile. Continua, continuiamo con queste madri. Altro tema è il matrimonio. Cioè c'è un punto in cui la madre, senza nome, non ha dato un nome al personaggio, è la madre di Delia e di Alfonso, dell'amico di Dina, in cui appunto la madre parla ad Alfonso cercando di convincerlo a sposare la ragazza. Tu la sposi, ma perché? Non ci ho neppure pensato se ho voglia di sposarmi, non ne ho voglia, anzi non mi sposo. La sposo, devi parlarle, ma sarebbe ridicolo, lei non ci pensa neppure lontanamente. Allora deve andarsene, al più presto deve andarsene, oppure tu la sposi subito. Mamma, non puoi farmi un'imposizione così pesante. Proverò a parlarle, a convincerla, ma non so cosa potrà rispondermi. Invece ti devi imporre, tu sei un uomo. Ma allora sei come gli altri, come la gente venuta a vedere con che specie di animale ritornato dal nord, a vedere chi mi sono portato, cos'è questa rarità? Io non sono come mi fai, sono tua madre
e so quel che dico, tu devi sposarla e non ci sono altre soluzioni. Poi c'è Alfonso che a questo punto, spinto dalla madre, va da Dina e le parla. Sposiamoci, Dina. No. Perché no? Io ti voglio bene, l'hai sempre saputo in fondo. Non sono venuta qui per sposarti. Ma è chiaro, cosa c'entra questo? Perché non vuoi? Non voglio. Una volta o l'altra ci si deve sposare. Perché ci si deve? Io non voglio sposarmi. Mai. Non so, pensava Delia, lo stordimento la prendeva, avrebbe voluto sposare Delia, ma le donne non possono sposarsi tra loro, che mondo meschino. No, non voglio sposarmi mai, disse con convinzione, ma è assurdo, mi metti in difficoltà, non capisci a cosa mi esponi. A cosa ti espongo? Non fingere di non capire. Non capisco, il cervello le andava di qua e di là come una palla da ping pong. Sposare Delia, un pensiero da impazzire. Come poteva venirle in mente una cosa del genere? Si sentiva così scoperta e trasparente che Alfonso avrebbe potuto leggerle i pensieri. E poi c'è un gruppo di donne in questa Sicilia di... Una trovata bellissima. In questa Sicilia, sì, veramente bellissima. Un gruppo di... un gruppo di, cioè in questa Sicilia di mafiosi, di patriarcato mafioso e di, anche di maternità e di oppressione, cioè. Oppressiva, c'è un gruppo che lei ha veramente incontrato in una fuga di Bibi Dina, in una fuga dalla casa di Delia e di Alfonso e della madre. Lei trova rifugio a casa delle zitelle e quindi vediamo una realtà, anche quella archetipica, proprio di donne libere, in un qualche modo libere. E diventa questo che è presente nelle stesure iniziali del romanzo, quindi lei è molto, le ha viste ed è stata salvata anche sicuramente da questo incontro. Lei fa un continuo, cioè fa molti dialoghi più che descrizioni di questo gruppo di donne, che sono quattro, che sono tutte le zitelle, diciamo, e che ha la funzione del coro greco, quello che nella, insomma, che nella tragedia è il coro greco, quindi di una visione distaccata che vede quello che le altre personaggi, i personaggi non vedono e che ha una fortissima coscienza di quello che sta avvenendo e che è però anche, non è un coro tragico, ma nel caso del paese di Calce ha qualcosa veramente di anche umoristico, diciamo, è la pennellata anche divertita di una Bibi che sta raccontando una cosa tragica ma che mette in bocca a queste donne qualcosa di differente. Se ne andarono così, con la sola roba che avevano addosso, senza carte, senza denari, protette solo da questa nebbia, con gli sbirri alle calcagna. Già li aveva gli sbirri alle calcagna, da quando se ne andò dopo il colloquio di quella sera. E gli sbirri, è dir poco, con le minacce che le ha fatto il questore di rinchiuderla, di segregarla, non so come avesse ancora la forza di resistere. E le minacce, di quelle non le contate, affogate nei soprusi era, povera figlia. E a voi, Rosa, che hanno fatto, disse una delle zitelle, appoggiandole la mano sul braccio, venne il fratello a minacciarmi con la rivoltella, col cognato. Tronfio come un leone, dementi e mafiosi sono, facilmente minacciano le donne, diventano grossi e coraggiosi, ma sono solo cornuti. È proprio una nota di colore quella delle c'è il dialogo tra Concetta, appunto, che ospita a un certo punto Dina.
c'è la bottegaia che dalla sua postazione riesce a vedere chi si affaccia sulla piazza del paese e quindi parteggia insomma per le ragazze. Hanno anche intuito che un ragazzino che arriva tutti i giorni quando le due non si vedono è un portalettere. E quindi c'è una sagaccia fra di loro e la chiamano sempre figlia, povera figlia. Sì. Solidarizzano con lei anche se su di loro può incombere la minaccia e la ritorsione insomma da parte del questo clan di mafiosi. Sì, poi è interessante anche come nel libro, nel romanzo, è stato sempre un romanzo, sottolineo, e nel romanzo in realtà anche le due figure femminili sono abbastanza staccate, non è un amore simbiotico. Alla fine di questo romanzo, un racconto finale naturalmente, ma si vede quanto fossero diverse. Anche qui la descrizione della diversità è quasi accennata, ma è precisa. E scopriamo quindi una protagonista, Lina, che in realtà ha per dei progetti. L'altra più la fuga. L'altra è fragile. E più, cioè, comunque queste donne sono descritte non solo in base al sentimento che provano l'una per l'altra, che sicuramente il momento è anche molto simile, ma quanto invece poi produca questo sentimento in ognuno di loro, no? E come in realtà le risposte siano diverse. Quindi è un romanzo poi molto mosso, come ha detto Antonella adesso, no? Dove poi è un insieme di protagonisti, cioè la storia, la guerra, il patriarcato, il tirarsi fuori, cioè è molto, ha molti protagonisti, e per ognuno di questi protagonisti la Bibi sceglie un modo particolare. C'è un linguaggio che c'è un linguaggio particolare, sottolineavo una, aveva letto a Bologna questa cosa molto interessante, dice: questo romanzo comincia come il Dies Irae di Verdi, no? Proprio comincia con questa cosa, il bombardamento, boom, 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 boom. C'è questa cosa, no? Proprio amava molto la musica, la Bibi, naturalmente. Il jazz in particolare. In particolare il jazz, infatti c'è anche un omaggio, diciamo, alla forma musicale, soprattutto nei racconti, perché poi comunque la Bibi è una che ha vissuto di scrittura, faceva giornalista di professione, ma scriveva i romanzi, i racconti, soprattutto la notte. O vedeva un telefilm, però allora c'era la TV in bianco. Io abitavo al primo piano, la Bibi al terzo, per cui spesso ci scambiavamo le cose, eccetera. E quindi, come si dice, lei scriveva sempre, quindi nei racconti a volte entrava la musica, che piaceva, anche gli scrittori, no? Che gli piacevano. C'è una grande sensibilità anche per i paesaggi. Per i paesaggi, no, ma volevo dire un'altra cosa, ma sono anziana, sì, ma come mi sono scordata. Era. Una cosa che anche dobbiamo anche dire. Adesso mi ricordo. Volevo dire che comunque. Negli anni dal 75 a quando è morta, le riviste che si pubblicavano a Milano, la Via Dogana, che ne so, a Fruttuaria, anche a Grattacielo di Anna Rodari, sono piene dei racconti che scriveva Bibi. Lì Bibi metteva in atto, diciamo, quella forma jazzistica. Jazzistica scritturale che a lei piaceva molto, cioè questa idea che non era il flusso di coscienza, ma scrivere per, improvvisando anche un po', no? Come il jazz su qualche tipo di tema. Infatti lì mettava dei nomi stupendi. A me è quello che è piaciuto di più, che di una nostra amica la chiamava Raramente. Era un verbio, non so per nome, Raramente. Ecco, e così scriveva. E quindi ha sempre scritto, però sotto c'era questo romanzo,
Però c'è un uso diverso del linguaggio, perché abbiamo detto che il linguaggio attraverso il quale si arriva a questo paese di calce finale è un linguaggio soggetto a una elaborazione che è davvero attentissima. Mentre le poesie, osserva appunto la Giulia Nicolai, quelle sembrano scritte di getto. Voi avete trovato i suoi appunti e non presentano, sapete, le revisioni tormentate con cui noi a scuola mostriamo, per esempio, come Ungaretti riesce da un componimento di 20 versi, alla fine ne risultano 4. Ecco, voglio dire, con interventi successivi. Lei no. Evidentemente c'è un altro ragionamento lì. La poesia per lei era una forma di espressione immediata, come se volesse fissare un qualche cosa che provava lì per lì e che però era importante, come di cui dovesse tenere memoria, e quindi ha una forma. Mentre nel romanzo c'è proprio una riflessione sul senso di tutta una vita, infatti il linguaggio poi cambia. Sì, sono abbastanza d'accordo. Quando Bibi è morta, come diceva Patti prima, molte delle poesie di Bibi sono state pubblicate negli anni, però poi si è trovato davvero tantissimo. Difficile. Per Giulia Nicolai questo scrivere era una forma di autocoscienza in versi, quindi era qualche cosa che andava scritta, veniva messa in quella forma e in quella forma veniva poi messa sotto un cuscino, come se fosse sufficiente questa cosa. Invece sul romanzo lei torna proprio a riflettere su. In questa edizione noi abbiamo aggiunto due capitoli inediti. Sì, vanno detti. Sì. No, niente, in una delle varie stesure c'era un finale che la Bibi nella stesura definitiva non voleva mettere. È interessante anche vedere perché poi non ha messo, come dice lei, questi insegnanti di lettere amano queste cose qua assurde, andare a vedere quelle robe lì, eccetera. In realtà, ed è scritto in una prosa assolutamente naturalista, cioè quasi da viaggio, no? Immediata, è così, e quindi noi l'abbiamo aggiunta, non perché volessimo cambiare il finale che aveva scelto lui, ma forse in questo senso far vedere la distanza tra una scrittura molto rielaborata, quindi anche molto controllata, no? Che quindi cerca non solo di comprendere quello che accade, ma è in parte quindi dominarlo, quindi per arrivare a una comprensione anche maggiore di ciò che è successo, di ciò che ha capito, eccetera, e poi, come raccontato, alla fine un fatto reale, no? Ecco, era come, è stata una scelta così, di voler segnare la distanza, il lavoro che c'è stato tra quella forma e anche però volere dire e la forma, perché noi non sappiamo, in fondo non sappiamo davvero qual è la stesura che lei poi veramente ha preferito, perché non lo si può sapere. Però questa è quella che lei però non sappiamo se lei, e crediamo invece che sì, non abbiamo la certezza, perché non ci sono, almeno non si sono trovati negli archivi lettere a riguardo, però noi pensiamo che Ira Sud, nella sua prima stesura, lei abbia cercato di farlo pubblicare, ma era veramente un libro difficile da pubblicare in Italia, era veramente il primo romanzo su un amore fra due ragazze, molto particolare, insomma, l'editore, cioè Einaudi non voleva pubblicare Se questo è un uomo, non avrebbe pubblicato neanche Ira Sud. E non l'ha pubblicato, però lei lo diceva, lei era una scrittrice giovane e baldanzosa, diceva che lo stava scrivendo, quindi ci sembra strano che non l'avesse proposto, sicuramente le è stato rifiutato, così come le è stato a lungo rifiutato anche l'ultima stesura, cioè infatti la libreria delle donne si è fatta carico dopo i vari no di alcuni editori. E quindi è stata una cosa. Insomma, ci sono state proprio delle urgenze del volerla pubblicare, ma dopo no, gli editori. Quindi ancora 20 anni fa questo libro aveva difficoltà. Lei ci ha lavorato
Comunque assomiglia, anche se era una così, un po' alla storia di Carol di della Highsmith, quando lei si accorge che il romanzo che lei scrive finisce tra i romanzi, non vuol finire tra la letteratura lesbo dell'epoca, eccetera, in un certo senso decide che appunto anche i nomi, il genere del personaggio deve essere diverso. Comunque quella generazione, la Bibbia è nata nel 25, secondo me si è trovata di fronte, diciamo, una serie di problemi che naturalmente non hanno assolutamente le scrittrici di adesso, quindi non una cosa, e si vede anche in questo romanzo qua come per la, quando incontra questa ragazza c'è, incontra l'amore, lì è un po', insomma, quindi è interessante anche questa cosa qua, ecco, non certo perché lei non dichiarasse platealmente il suo amore per le donne, però forse era anche, l'ho trovato nella Highsmith, questo non desiderio di finire nella scrittura di quel tipo lì, di essere catalogata e messa dentro, come dire, un'etichetta che non comprendeva quasi tutto, ecco, solo questo. Renata? Ma io vi posso dire così del... come un rapporto con la Bibi, come amica, l'ho conosciuta proprio nel 75 quando la libreria è stata fondata, lei era appunto nella MLD e è venuta in libreria e come dire, è stata, si è subito convertita perché appunto con la MLD aveva questo conflitto sull'aborto ed è entrata nel, cioè, no, allora con la libreria e in questo gruppo, insomma, abbiamo fatto l'autocoscienza, poi i gruppi di psicanalisi, quindi abbiamo fatto un grande lavoro su noi stesse e cercavamo di mettere in piedi delle relazioni molto, di costruire un tipo di società diverso. La Bibi è entrata in questo gruppo ed è stato un personaggio che era come si... con una sua personalità molto precisa, molto anche un'esperienza diversa, e però con una forza e una simpatia, era irresistibile perché lei aveva in libreria, poi faceva un turno famoso, mitico giovedì, dove aveva delle fan che venivano ogni giovedì perché lei costringeva a tutti a comprare i libri che per anni Doris Lessing, il Tappeto d'Oro, e tanto so che abbiamo dovuto comprare tutti, leggere tutte, ma perché aveva questa ironia e anche a volte era anche quasi grottesca nelle sue descrizioni, anche di appunto quando nel pari della paleocultura che lei poi ci portava, ne parlava in libreria, faceva queste descrizioni così contro Moravia, ma contro, insomma, come demoliva tutta una genealogia di scrittori, e era portato come una ventata così un po' diversa da quello che era in questa, però la sua, insomma, e lei entrava nella nostra vita di tutte noi in un modo molto prepotente, si prendeva, imponeva, cioè una sua, voleva sconvolgere la tua vita, costringerti a cambiare, non so, io allora avevo due figli, insomma, un figlio piuttosto piccolo era diventata molto amica di anche loro, li aveva sconvolto nel loro rapporto col padre, con aveva un, e comunque in libreria era, come dire, una persona che
che come un po' una madre perché era la scrittrice, era quella che portava comunque con sé questo, da una parte sentivamo questa sua storia molto tormentata, che di cui non parlava mai, ma accennava, cioè era come latente, perché aveva questo senso della vita come una tragedia, diceva sempre la vita è una tragedia perché finisce sempre male, e però era anche estremamente vitale, amava la musica, e quando lei era presente in una cena, una serata in libreria, portava sempre una forza vitale e anche di grande, cioè lei era capace di vedere in ciascuna di tirare fuori la personalità di ciascuna, di vedere anche quello che non traspariva così nell'apparenza, ma quindi ecco, non so, adesso. Beh, erano anche anni in cui riuscivano a stare insieme. Lei ha descritto una società femminile di fatto, che si stava costituendo per noi era questo, che è bello. Sì. E quindi lei l'ha vista, l'ha raccontata, ne ha fatto parte, ma era come sempre un po' uno sguardo, certo, dall'esterno, ecco, in qualche modo. Comunque per me è stato un rapporto molto importante, anche un po' invasivo, perché era una che appunto il perturbante ha rappresentato. Beh, ma si facevano delle liti pazzesche. Perché sì, mi chiamava e ti odiava. Ti amava, io per esempio avevo un gatto, di cui a un certo punto non volevo più tenermi perché non avevo tempo di occuparmene, l'avevo dato al mio portinaio che abitava in campagna, così. E lei per anni mi ha rinfacciato di averlo ammazzato, di averlo buttato, non so, e quindi poi invece aveva anche dei, appunto. Comunque per noi tutte è stata, come dire, un simbolo, non so, qualche cosa, perché riportava con sé anche una libertà. Quello che mi colpiva di lei era aveva una padronanza della vita, nonostante la vita tormentata, questa esperienza drammatica vissuta così da giovane, lei aveva, per me aveva una padronanza del mondo, sapeva, aveva proprio simbolicamente, lei non aveva nessuna dipendenza da uomini, dal patriarcato, aveva una libertà interiore che era straordinaria. Allora io ammiravo in lei questa sua grande libertà di essere anche un po' eccentrica, di essere se stessa. Quando prendeva la porta. Magari se c'è qualche domanda, perché abbiamo qua delle testimoni e amiche. Tu, Piera, mi hai raccontato delle cose veramente incredibili. No, ma volevo finire l'aneddoto che è cominciato la parte sulla posta del cuore della Bibbia, che secondo me è molto divertente per dire il personaggio. No, quando lei faceva la posta del cuore confidenze, a un certo punto ha cominciato a queste che scrivevano la confidenza, non vado d'accordo col marito, tutti i problemi in casa, a dire venite alla libreria delle donne, che dice chi vi può aiutare. Quindi c'è stato una, e chissà queste che compravano moltissimo, che ora si aspettavano, e quindi c'è stato un arrivo di alcune di queste, di maltrattate, e me le hanno tolto la posta del cuore. Perché era come diceva Renata, cioè rompeva proprio gli schemi. Sì, questa cosa che hai detto tu, Renata, adesso mi fa venire in mente questa cosa bella di inizio della costruzione. È sempre bella quando si costruiscono le cose dopo tutto il tempo più noioso, però
di che diversità, di che personalità diverse c'erano insieme, che pure riuscivano, no, a incontrarsi. Sì. Poi c'è stata la specializzazione, chi scrive, chi fa, chi dice. La Vivi era un po' fuori, ha ragione assolutamente Renata, cioè non è che io mi ricordi i discorsi politici della Vivi. Lei viveva un po' la sua libertà, come dire, la toccavi perché la si ha portata avanti con le azioni, eccetera. Poi era una persona con cui non ti annoiavi mai, anche perché aveva un senso, non so, anche con la musica, ecco, io che anche so, amo molto la musica, con lei abbiamo ascoltato delle cose di jazz e lei aveva una sembrava come una che avesse vissuto in America insieme ai neri americani in quei locali fuori, ecco. Come capaci di raccontarti appunto delle cose che aveva visto magari a Bologna o non so in qualche posto, che però la ricostruiva e lei stessa come la rappresentava in questo modo. Una volta aveva quasi 70 anni e viveva in un quartiere in cui c'era anche un po' di prostituzione e una notte tornando, poi parlava anche con le prostitute e una volta tornando un uomo le ha detto "hai bionda" e lei ha raccontato che gli si è scagliata addosso urlando di "puttano, puttano". L'altra volta lei che uno passando le aveva detto "ciao bella", siccome lei era anche un po' strabica, poteva dire ciao, aveva una certa età, quindi, e lei ha detto "in Italia non c'è speranza". Qualcuno di voi l'ha conosciuta la Bibi? No. Siete troppo giovani. No, purtroppo no. È molto, perché insomma questa cosa, beh, questo libro ha tante cose, ha tanti spunti anche per conoscerla meglio. E c'è la bibliografia che racconta un po' la sua storia, ma questa cosa anche sua dell'essere una che ha sempre scritto, come dice, era scrittrice in libreria, in realtà sì, scrittrice in libreria negli anni 70 non era la Luisa Morale, era Bibi, era una poeta, la vera scrittrice. Era la scrittrice, però non con questa ambizione alla pubblicazione. E poi insomma questo, diciamo, narcisismo, adesso si chiamerebbe sovranismo psichico, che ha preso tutto. E c'è un pezzo che è pubblicato qua appunto nella sua bibliografia in cui lei ripensa al mestiere di scrivere negli anni 70, ripensa a quando lei era giovane e comunque scriveva poesie già con un'intenzione forte anche di sapere di essere una poeta. E allora dice questa, scrive questa cosa in appunti inediti che abbiamo trovato nell'archivio, dice: "ho parlato di amore perché scrivere è spesso un innamoramento, non mi sono forse io giovanissima innamorata di questo mestiere, non l'ho forse fatto esclusivamente per amore, sì, forse avevo confuso lo scrivere stesso per amore e senza rendermene conto mi ero servita di strumenti usuali per riuscirci. La competitività che avevo nei confronti di mio padre, che lui stesso mi aveva insegnato, è stato il primo presupposto per la mia conquista di questo mestiere. Ho cominciato con orgoglio e senso della competizione, in un mondo regolato da mio padre e dagli uomini, su coordinate assolutamente maschili. Ma mi sono disillusa presto, ho presto capito che il mio mestiere non sarebbe stato in effetti lo scrivere, ma il competere, l'arrivare prima, e ci sono sovente riuscita, con un senso di nullità personale che il femminismo mi ha aiutata a smascherare, a riconoscere." Beh, io direi basta che con questo